capiamo cosa bisogna fare prima di fare un innesto. La prima operazione è quella di raccogliere, prelevare le marze dall'albero che noi vogliamo riprodurre. In questo caso noi ci troviamo sotto un albero di albicocco e noi dobbiamo prelevare le marze in anticipo rispetto al periodo dell'innesto. Noi dobbiamo prelevare le marze quando l'albero è in riposo vegetativo, perché nel momento in cui noi andremo a fare l'innesto, più o meno nel periodo di marzo, adesso ci troviamo nel mese di gennaio, nel mese di marzo noi avremo quest'albero che è già fiorito e praticamente sarebbe impossibile prelevare delle marze che siano in riposo vegetativo. Per cui se noi le prelevassimo nello stesso momento, che cosa accadrebbe? Che la marza andrebbe ad attecchire momentaneamente sul portinnesto, ma dopo 3-4 giorni appassirebbe subito, perché le sostanze di riserva, le sostanze linfatiche che la marza conserva dentro di sé, si andrebbero praticamente impiegate per completare quel processo avviato dalla stagione primaverile, cioè della fioritura e dell'emissione delle foglie. Quindi le sostanze di riserva a quel punto non andrebbero più a essere impiegate come cicatrizzante del taglio dell'innesto, bensì come fioritura. A quel punto la parte sottostante, cioè la parte che a noi ci interessa di più, quella che deve cicatrizzare, si troverebbe senza praticamente quel collante, quella linfa che è vitale. Quando noi preleviamo le marze dobbiamo ricordarci di prelevare quelle di un anno. Allora, quelle di un anno noi le riconosciamo perché sono praticamente la parte terminale dei rametti. Quindi questa è una marza di un anno che noi possiamo prelevare e frigo conservare per l'innesto. Poi ne scorgo un'altra qui. Un'altra cosa, quando noi preleviamo le marze di albicocco, noi dobbiamo ricordarci che noi troveremo sul rametto sia le gemme a legno sia le gemme a fiore. Infatti, se noi osserviamo bene, ci sono tre gemme qui. Quelle laterali sono a fiore, quella centrale a legno, quindi non troveremo mai una gemma solo ed esclusivamente a legno, per cui ci sono delle gemme miste e noi le utilizziamo appunto perché sono le uniche disponibili. Invece per quanto riguarda il ciliegio, altre pomace o altre drupace, noi possiamo trovare delle marze con sole gemme a legno, che sono quelle, diciamo, che ci interessano di più. Scegliamo possibilmente sempre questi rametti, queste marze che sono più lunghe, affusolate. Conservazione, per cui noi le avvolgiamo nel sacchetto di polietilene scuro e le mettiamo nel frigo. Un'altra molto, molto più naturale, anzi era il metodo che veniva utilizzato dai contadini, dagli innestatori fino a qualche decennio addietro, è quello di prelevare le marze, scavare una piccola fossetta come questa nella sabbia oppure nel terriccio, comunque diciamo un terreno sciolto, e porre le marze all'interno di questa piccola buca, come vi mostro in questo momento.
Dopodiché non dobbiamo fare altro che ricoprirle. Ricordiamoci che la profondità della buca deve essere di, diciamo, 20-30 centimetri almeno. Ecco qua, noi adesso l'abbiamo ricoperta, però dobbiamo fare una cosa, visto che poi su questa sabbia magari ci crescono delle erbacce, eccetera, eccetera, poi alla fine noi non ci ricorderemo più il punto preciso. Lo posiziono verticalmente proprio nel punto in cui io ho sotterrato le marze, per cui io fra un mese e mezzo, quando farò l'innesto, verrò qui, scaverò delicatamente la sabbia e riesumerò le marze e saranno pronte per effettuare l'innesto. Ci vediamo alla prossima, arrivederci, a presto.